Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Signoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin Frankfurt Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciusewebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciusewebnetwork.com. Gianluca@sciusewebnetwork.com e Luca@sciusewebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo, e poi vi ricordo la nostra pagina, il blog in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori, ma soprattutto web TV spettatori! Sì, siete in diretta, siamo tornati alle ore 22, 9 minuti primi, appunto qui con Saius Web Radio e Saius Web TV in www.sciusewebnetwork.it con il nostro consueto appuntamento. Siamo ritornati in diretta dopo qualche settimana, qualche lunedì d'assenza, chiediamo venia, ma non è un problema. E quindi siamo tornati in diretta con Gianluca, sottoscritto che vi sta parlando, il preziosissimo Luca, cui tra poco passerò la parola, e naturalmente il grande e grandioso Science. E questa sera appunto abbiamo anche un ospite
stupida sorpresa che poi il caro Luca vi introdurrà. E allora, cari amici, un nostro caloroso saluto a voi e un abbraccio naturalmente a tutti i cari amici connazionali che ci ascoltano da tutto il territorio europeo, euroasiatico, americano, sudamericano, da tutto il mondo. Non sono australe, non so cosa mi viene dell'aurora boreale, non so cosa sto dicendo, e naturalmente a tutti gli amici che ci seguono, o forse ci seguivano fino a qualche secondo fa, prima che io prendessi questa stupida parola, e naturalmente un caloroso ringraziamento a coloro che continuano a seguirci, le migliaia e migliaia di stuole, di persone, e passo la parola a Luca. Ciao Luca, buonasera a te, finalmente dopo settimane ci si rivede. Ci si rivede, ci si risente, caro Gian, buonasera a tutti, scusate perché abbiamo lasciato la parola a Gian, no scherzo, scusate per la nostra assenza di queste ultime settimane, ma come già abbiamo detto più riprese, in più di un'occasione, ognuno di noi ha una vita poi dal network e purtroppo talvolta questa fatti. Vita... Esatto, ci tiene molto molto impegnati, quindi ovviamente siamo dispiaciuti che per queste due... /3 settimane siamo stati un pochino fuori per quello che riguarda questa trasmissione, perché in realtà altri problemi sono lo stesso andati avanti grazie ovviamente all'ausilio tecnico di Saius e di tutte le persone che hanno collaborato e collaborano con noi. Il grande medico Saius, il grande è anche un po' grosso. Però per quello che riguarda invece questa ultima settimana, la notizia diciamo che ha preso piede ultimamente è quella ovviamente delle votazioni, quindi tu prima parlavi salutiamo il popolo europeo, in realtà effettivamente dobbiamo salutare veramente tutti gli abitanti dell'Europa che ieri si sono andati a votare, ho un ritorno in cuffie tra l'altro, e che soprattutto hanno cercato, no, di dare il man forte a quello che è la corrente, il pensiero politico in questo momento. Quindi piccola parentesi, ma adesso no, ritorniamo invece per quello che... Siete andati a votare, bravi! Perché tu no, tu hai detto no. Io l'affluenza è stata un po' scarsina, leggevo, però insomma, ma il mio dovere l'ho fatto, via. Insomma, dovere sono questi e ben altro. Comunque, caro Luca, perché questa serata abbia inizio? Perché siamo qua questa sera? Perché siamo qua questa sera? Mi ero soffermato a guardare il player che trovate su sitewebnetwork.it. Do giusto qualche indicazione prima di partire, Gian, perché mi aveva un attimino distratto. Sitewebnetwork.it, cliccando sulla chat posta alla sinistra dello schermo, appunto si apre la chat con la quale potrete interagire con noi in tempo reale, quindi risponderemo anche, pensate un po'. E sotto questa chat, appunto, il player di cui parlavo poc'anzi ci dà anche la possibilità, vi dà la possibilità non solo di ascoltarci, ma cosa ben più importante, di vederci, perlomeno vedere Gianni in questo caso, oltre a Science. E c'è stato un momento che ho visto questo mosaico di immagini su questo player che mi ha un attimino distratto, allora mi ero perso. Questa sera, sagoma, caro Gianna... Questa mia sagoma che è lievitata in queste 3 settimane, come puoi notare... Effettivamente, dobbiamo andare in onda più spesso perché sono anche io. E non ci sono state le feste in questo periodo, né natalizi né pasquali né... ci sarà stata qualche festività europea forse che ci ha lasciato in Svizzera, Austria, non so, no perché effettivamente ti vedo in forma, scoppi di salute già, tu sei pronto per la prova costume. Sai quei ragazzotti degli anni 50 con quel costume a righe, no, a bretelle. Effettivamente non sei tanto male. No, questa sera, caro Gian, abbiamo ospite, finalmente possiamo pian pianino parlarvi di lei, poi ovviamente passeremo la parola a Saius e ritorneremo a noi. Parlarvi di lei, chi è lei? Gabriella Margulli, questa artista a 360 gradi, perché si occupa sia di pittura sia di musica, suona, canta, fa veramente tantissime cose. Questa sera ci parlerà del suo background, di quello che fa, ma soprattutto di una mostra che questo fine settimana avrà luogo, non vi diciamo dove, ce lo dirà direttamente lei e ci dirà anche di cosa, su cosa verterà, di cosa parlerà. Quindi, caro Gian, dopo questa infarinatura iniziale in cui sia io che tu ci siamo un po' impappinati perché anche tu preso da questo mosaico,
Ti ripasso la parola perché immagino che vorrai sicuramente introdurre colui che ha reso possibile ai noi tutto ciò. Prego Gian. Dallo studio 2 di Sirius Web Network diamo un benvenuto dall'altra parte del vetro, al di là del cavo via Ethernet. In fibra ottica, dietro una coltre di fumo tra sigaro e whisky, il grande e grosso, non sono io, il mitico, forse sto superando Saiuz, quello che ha reso possibile tutto ciò, il Saiuz! Ciao Saiuzolo, come stai? Buonasera a tutti quanti, ecco! Sono Luigi, sono Bonanti, di Saiuz, ma cosa dice lei, signor Gian? Signora Dalgisa, buonasera, come sta? Tutto bene? È morto. E la signora Dalgisa è stata licenziata. No, non è vero, sono sempre qui con voi. Ehi, ragazzi, ma insomma stiamo scherzando, allora siamo da 10 minuti, un quarto d'ora, quant'è che stiamo parlando? Beh, dovete smettere perché siamo un po' in ritardo. Bene, però non avete detto tutto. Allora ragazzi, vi dico io le cose essenziali che vi hanno detto il mitichino Gianluchino e il mitichino Luchino. Non vi hanno detto niente. Il miticone Gianlucone adesso sarebbe. Con quella panza può dire ciò che vuoi. Va bene, allora, per chi ci stesse ascoltando per la prima volta da qualche altra piattaforma, da qualche altra piattaforma, vi ricordo che chiedo scusa perché mi c'è un ritorno qui in scuffia. E come parlare? Di cose tecniche, che ne sanno? No, no, si fa le domande e si risponde da solo. Sì. E soprattutto, voglio un buon rod, mai male che vanno male le cose. E non c'è scritto nel cuffio che non ti sente bene. Una parola la posso dire, una parola oppure non la posso dire. Oh, Luca, sto interrompendo, sai, che di solito è il contrario. È vero. Allora, chiedo venia, ma volevo soltanto ricordare a tutti gli amici che ci sono. Scusa se ti interrompo, però devi sapere che è partita una petizione, anzi un sondaggio più che una petizione, ma forse entrambe le cose, per farti cambiare camicia, perché tutte le volte hai quella camicia e sinceramente la gente non ne può più, cioè mi arrivano lettere minatorie minacciandomi appunto di fare qualcosa, di farci chiudere il network se non cambi camicia. Ma questa è la camicia di scena. Ah, camicia di scena. Allora puoi, allora sì. Prego, stai. Oh, bene, allora per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, gli amici soprattutto che ci ascoltano da altre piattaforme, basta andare sul nostro sito www.sirius.it. E cliccare sull'iconcina della chat, l'iconciona della chat. Quell'iconcione della chat e si troverà la bellissima chat dove le persone potranno interagire con noi, insomma, potranno anche porre domande al mitichino Gianluchino cosa ha combinato in questo periodo che non si è fatto vivo, e all'ospite ovviamente, insomma, non ci dimentichiamo dell'ospite, ma possono anche vederci sulla web tv, quindi c'è il player sotto la chat, che è questo bel player della web tv. Questo volevo dire, questo è quanto. Gianluca, mitichino, vai tu. Luisa ha desiderata la cassa 6, grazie. Cioè, mi sembra questo, eh? Cioè, incredibile. Comunque, stavo dicendo, grazie Sainz per il tuo prezioso contributo tecnico, perché ricordiamolo che tu sei veramente il number one per quello che riguarda tutto l'aspetto tecnico. Ti ringrazio per questo mosaico che vedo nel player di sainzofenetwork.it. E caro Gian, quindi finalmente possiamo approvincuarci ed introdurre l'ospite, posso? Certo, devi. Anzi, diciamo a tutti come fare per guardare e guardarci, quindi andando nel sito www.sirius.it. L'abbiamo detto 12 volte, credo. No, ma non l'ha capito nessuno. È vero. Quindi, dicevo, introduciamo finalmente l'ospite. Ciao Gabriella, come stai? Sei scappata, sei attaccato, sei ancora lì? No, ciao a tutti, sono ancora qua. Ancora qua, ancora per poco. No, quindi tornando
No, scherzo a parte. Cara Gabriella, come visto siamo un po' una gabbia di matti, nel senso che ma perché siamo anche un po' arrugginiti, vero Gianni? Un po' di tempo non ci inclinavamo in questa trasmissione. Anche la pesantezza stessa si fa sentire. Fatichiamo a respirare a causa del peso e della No, quindi cara Gabriella, questa sera, dicevo, ci racconterai un pochino innanzitutto perché sei qui. Perché noi sei su The Network, appunto cerchiamo nel nostro piccolo ovviamente di fare anche promozione, sempre a titolo gratuito è ovvio, e se non erro, questo fine settimana tu hai organizzato, sei comunque parte di organizzazione, fai qualcosa, realmente una mostra. Dici qualcosa in più. Esatto, allora il titolo della mostra è Decadentismo Controcorrente ed è una mostra che ho organizzato principalmente insieme a Benedetta Gualmini, che è un'altra ragazza che appunto anzi è stata diciamo l'ideatrice della mostra. Sì. Tra l'altro lei ha scelto diciamo il tema dal quale poi siamo partite a lavorare. E il 30, il 31 maggio e l'1 giugno appunto esponiamo le nostre opere, tra cui oltre a quadri, statue e foto, a Spezzano di Fiorano, che è una cittadina vicino a Maranello praticamente. Esatto, e giusto per dare un attimino un'infarinatura, perché non si fosse mai collegato sulla nostra piattaforma, e noi siamo un po' veramente disparati per quello che riguarda i speaker sempre virgolettato, esatto. Perché Gian e Saiz sono del Veneto, Treviso e del Veneto, San Silvano. Io abito in Emilia e conosco, esatto, molto bene Spezzano, Fiorano e quant'altro, quindi zona di Maranello e dintorni, avendoci lavorato. E quindi invitiamo innanzitutto tutti a fare un salto e comunque a visitare. E questa mostra che mi stavi dicendo avrà luogo quando? Il 30, il 31 maggio e l'1 giugno presso Casa Corsini in via Statale 83 e a Spezzano di Fiorano, che è praticamente molto vicino a Maranello. Esatto. E Maranello ovviamente, Gian, è rinomata nel mondo per un motivo in particolare, giusto? Per le macchine. Sei sparito dall'impattura. Esatto, magari chi fosse in giro a visitare il Museo Ferrari può venire a trovarci, siamo lì aperti dalle 10 fino alle 7. Esattamente, e dato ho già aggiornato anche la chat, caro Gian, così anche tu puoi vedere esattamente dove si trova. Poi allora ti trovassi da queste parti, non ci dispiacerebbe averti qui con noi. Esatto. No, questo mi conviene. Infatti... Questa è l'ultima volta, no scherzo. No, quindi, esatto. E tu esattamente che ruolo hai all'interno di questa mostra? Allora, a parte il fatto che diciamo ho contribuito molto all'organizzazione e soprattutto a coordinare diciamo i vari progetti di tutti gli artisti, perché siamo 9 artisti che partecipiamo a questa mostra collettiva, e contribuirò oltre appunto all'allestimento, insomma quant'altro, anche ad inaugurare musicalmente la serata di venerdì 30 maggio, e inoltre esporrò i miei quadri che appunto hanno come tema il decadentismo. Perfetto. Aspetta, mi è arrivato anche un rumorino. No, quindi per quello che riguarda appunto la mostra, tu fai parte anche dell'organizzazione, quindi Gian, come vedi, curare l'aspetto organizzativo è importante, lo dico perché io tecnicamente dovrei curare l'aspetto organizzativo di Sergio Benetto. L'irresponsabile disorganizzativo del caso, che sarei... No, quindi... apprezziamo, soprattutto che tu comunque non sei veramente giovanissima, quanti anni hai, se si può chiedere, no? Anche se non si chiede mai. Ma adesso dai, vabbè, giovanissima, non esageriamo, 25 anni comunque. Vabbè. Già sto approfondendo. So che adesso mi odiate, però. No, beh, odiare è un termine grosso, non lo direi neanche al mio peggior nemico, però diciamo che... Che ti detesterà da qui alla fine dei tuoi giorni, no? Sì, ti odio, perché ho ucciso 60 anni, ti odio! Okay, mi chiedo perché. Quindi, dopo questo sprologo, caro Gian, io manderei un brano.
per spezzare un attimo il nostro ingresso in trasmissione, le belle parole di Gabriella, che ci ha un attimino dato un'infarinatura su ciò che avverrà questo fine settimana, questa mostra Spezzano di Fiorano presso Villa Corsini. E do un saluto a Walter, che si è collegato adesso in chat, non so se l'hai visto Gian. Sì. Ciao Walter. E intanto, carissimi, potremmo già partire con un brano in modo da, come dicevo poc'anzi, spezzare un attimo la diretta e ritornare subito qui da noi. Ricordiamo che questa sera di musica ne ascolteremo veramente poca, perché ci vogliamo soffermare una volta tanto su qualcosa di artistico, in cui però abbiamo anche un interlocutore col quale dialogare, col quale parlare, come questa sera, e quindi ne approfittiamo che appunto Gabriele è qui con noi. Caro Gian, che brano ascoltiamo? Ma non lo so, vediamo Saiuz cosa ha deciso per allora, noi, mi pare... Brano, lo dico io allora, che mi piace, sì, brano di Tamara Laurel, I Want You. Che bel col brano, che siamo tutti noi qua, vai vai! Cosa gli ha preso non si sa. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do. Been a freak, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree, I'm sitting way too close to you. But I don't care if these strangers see that I want you, cause I do. Torniamo in diretta qui su sitesuwebnetwork.it. Oggi è lunedì 26 maggio 2014, sono già le 10:30 circa, stiamo andando in onda da una mezz'oretta, un minuto più, un minuto meno. Abbiamo appena ascoltato un brano di Tamara Laurel, I Want You,
Tra l'altro un brano molto molto carino che magari andremo a riproporre anche più avanti, anche se non l'ho ascoltato, mi piaceva il nome dell'artista. Cosa stiamo facendo questa sera? Questa sera siamo tornati dopo circa 3 settimane di assenza per questa nona puntata di questa terza stagione di Provvisoriamente i due compari più uno. Sempre noi, sempre Saius, cappeggiati da Saius, il nostro conduttore Gian e ovviamente il conduttore Luca, che sarei io, e povero umile servo della Gleba. Questa sera abbiamo con noi questa artista Gabriella Marvulli che ci sta tenendo compagnia, ci sta raccontando di questa mostra che avrà luogo appunto questo fine settimana e che appunto magari più tardi andremo di nuovo a dare qualche cenno in proposito. E per quello che riguarda invece te, Gabriella, finalmente possiamo un attimino focalizzarci sulla Gabriella Marvulli artista, o meglio ancora Priscilla Marvel, perché poi effettivamente questo è il tuo nome d'arte che usi quando suoni, giusto? Sì, esatto. Innanzitutto non sappiamo nulla di te, quindi puoi raccontarci quello che ti pare. Dai, partiamo da una cosa banalissima, perché mi chiamo Priscilla Marvel, esatto, come nome d'arte. È proprio una cosa banale. Marvel perché è l'international del mio cognome, quindi da Marvulli a Marvel, sì. E perché fa figo, insomma, internazionalizzare le cose. E Priscilla perché ha preso da un film che mi piace molto, che è Priscilla la regina del deserto. Mi ha unito le due cose. Esatto, sì, ho unito le due cose. E niente, sostanzialmente sono cantante e pianista, e in particolare cantautrice. Altro a posto così? Anche pittrice, mettiamola così, ma faccio tutto e faccio tutto malissimo comunque. No, comunque Gian, devi sapere che lei canta, scrive i testi, arrangia la musica, si arrangia insomma, suona, dipinge, tutto questo contemporaneamente. È incredibile. Cioè, se tu questo spettacolo fa tutto questo insieme, cioè, nessuno si riesce a spiegare come faccia. Esce fuori con un candischi sotto braccio e dall'altra parte. No, scherzo a parte. No, è veramente interessante perché comunque, come dicevo prima, sei giovane, comunque 25 anni, sei nel pieno, e ancora prima, insomma, nel pieno della tua età creativa, e quindi riesci veramente ad unire tutte queste arti. Come tu lo faccia, questo adesso lo scopriremo. Lo scopriremo magari solo vivendo, cantava qualcuno, effettivamente seguendoti. Hai un sito web? C'è modo di seguirti, una pagina Facebook? Allora, il sito web è in costruzione, ma comunque vi do lo stesso l'indirizzo, ed è www.priscillamarvel.it. Altrimenti mi trovate comunque molto più facilmente su Facebook, sempre come Priscilla Marvel, ossia il profilo privato, diciamo, che quello pubblico. E anche il canale YouTube, che è sempre Priscilla Marvel. Ok, perfetto. Quindi ti sei anche dal punto di vista della rete data abbastanza da fare, con i vari contatti e quant'altro. Sì, sì. Adesso anche su Twitter, da oggi. Ah, da oggi proprio, quindi... Sì. Ma sì, Twitter è un canale che noi di Science Web Network usiamo tantissimo, vero Gian? Proprio, cioè, Twitter a palate, proprio, cioè, fiumi di Twitter, guarda. No, scherzo a parte. E tutti questi contatti li segui tutti tu, o hai modo di appoggiarti, avere l'ausilio di qualcuno, un fratello, un amico, un fidanzato? No, seguo tutto io, è felicissima di essere single. Quindi annuncio a chi stesse seguendo, magari. No, vabbè, sto scherzando. No, seguo tutto da sola, insomma, cerco perlomeno di seguire tutto da sola, ecco. E Gian voleva dire qualcosa, immagino. Lo sai già cosa. No, Gian, se vuoi dare il tuo contributo, volentieri. Ok, perfetto, non vuoi dare il tuo contributo. Non vuole parlare, basta. Sono timido. Devo dire già che questa sera sei timido sul serio, perché le altre volte, ogni volta ho notato, che quando Saius, correggimi se sbaglio, ma mi pare di aver notato che ogni qualvolta ci capita, insomma, di avere un artista femminile, che non è così scontato, se ci pensi già, perché difatti nell'ultimo anno abbiamo avuto tanti artisti, ma poi di donne effettivamente in percentuale inferiore.
come quantità ovviamente, e ho notato che in quell'occasione tu neanche molto partecipe alla diretta, più del solito, quindi questa sera invece ti vedo molto più pacato, eh? Come mai Gianni? Ma te lo spiego fuori dalla diretta. La tua donna ti sta seguendo, immagino, perfetto. No, non ho donne io, purtroppo. Io lo so, questo si lamenta sempre, poi ogni volta vedo le foto con queste donne. Perché le foto esprimono una realtà che non c'è. Ah, bella questa, quindi... molto poetica anche. Devi sapere, sì, Priscilla, che Gian, e lo diciamo anche per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, Gian è un artista. No, perché scusa, è un artista, ah, è bello, insomma, a non posso dire tondo. È a tutto tondo. Vai come stasera, tutto tondo. Effettivamente è vero, perché lui suona, canta e udite udite, e nessuno li apre. Insomma, insomma è un artista mappamondo, insomma. Questa era pessima invece, però vabbè, no, scherzo a parte, no, anche Gian appunto dal punto di vista artistico si muove veramente a 360 gradi, perché anche per quello che riguarda la recitazione, che forse è la sua, no, è il tuo cavallo di battaglia se vogliamo, riesce comunque a portare a casa delle belle soddisfazioni per gli eventi a cui tu hai assistito, hai partecipato, scusami, negli ultimi mesi. Correggimi sempre se sbaglio. No, però difatti, questo è quello che ci hanno detto gli uccellini che ogni tanto aleggiano su Social Network, che ci fanno la capatina e ci raccontano un po' di fatti. No, va bene. No, quindi è sempre piacevole avere comunque degli artisti qui con noi, perché comunque tendenzialmente si crea, no, questo ambiente molto familiare, no? Come se fossimo al bar, giusto Gian? Ci piace questo aspetto. Tornando invece a Priscilla Marvel, abbiamo parlato del sito, della pagina Facebook, della pagina Twitter, non abbiamo detto invece, caro Gian, i nostri contatti. Contatti che quali sono? Andiamole a sviscerare brevemente. Il sito web, che è sciencewebnetwork.it, quello dal quale ci state ascoltando, oppure qualora ci stesse ascoltando da altre piattaforme che amplificano la voce di Science, vi invitiamo appunto a venirci a trovare sul sito principale sciencewebnetwork.it. Poi vi è ovviamente la pagina Facebook sciencewebnetwork, vi è il canale YouTube che è Science Radio, ho avuto un attimo di defiance. Science Radio, il canale YouTube, e ovviamente anche noi abbiamo, perché fa figo, ma in realtà non lo usiamo mai, al momento, poi vedremo come fare, Twitter, che sarebbe @science, dove appunto di tanto in tanto il grande Science cerca di tenerlo vivo pubblicando qualcosa. E per quello che riguarda invece le mail, dove invece ci potete trovare sempre, vi è ovviamente la mail del capo, che è info@science.com, la mail del direttore artistico, nonché conduttore questa sera, che non sono io, ma è Gian, che è gianluca@science.com, e infine la mail del responsabile disorganizzativo, ovvero io, luca@science.com. Contattatemi per eventualmente prendere appuntamento, fare una casa di appuntamento, no, per organizzarci per una diretta o quant'altro, insomma. Noi siamo sempre ben lieti di promuovere nel nostro piccolo, se è chiaro, tutte le forme d'arte che conosciamo. Piccolo inciso di questa oretta di trasmissione, ritorniamo a Gabriella Marvulli, che appunto ci dicevi che suoni, dipingi, eccetera, ma esattamente tu cosa suoni? Qual è la tua corrente artistica? Come genere musicale. Come genere, sì, esatto. Sinceramente non ho un genere, nel senso che essendo da sola, pianoforte e voce, è difficile riuscire a capire quale genere suono. E quindi tendenzialmente pop rock. Sì. Non ho un genere in particolare, non avendo una band, cioè è proprio difficile riuscire a interpretare il genere. A breve, tra l'altro, uscirà un mio video musicale, credo in questi giorni, che potrete comunque vedere sempre sul mio canale YouTube, sì, estratto dal mio primo singolo, appunto, che si chiama Il Guerriero e la Donna Errante.
e lì forse un pochino si potrà capire qualcosa di più del mio genere, perché è stato tutto appunto riarrangiato da mio fratello, che anche lui è musicista, e insomma con la batteria, la chitarra, tutti gli strumenti, e, diciamo, come genere forse si può inquadrare nel pop rock. Ho capito, interessante, quindi è proprio una cosa di famiglia questa, vedo. E, sì. E quanto ti è utile tuo fratello in tutto questo, immagino, perché insomma non deve essere facile comunque anche trovare qualcuno che ti dia anche una mano per quello che riguarda questa tua passione. Passione che al momento però, innanzitutto, primo quando è nata, ma immagino che sia una cosa che va avanti da tanti anni, forse quando eri bambina. Sì. E cosa più importante, dove vuoi arrivare? Allora... La mia passione nasce da quando ero proprio piccolissima, perché mio padre suonava la chitarra e il pianoforte, e niente, avendo la tastiera a casa io ero curiosa, andavo sempre vicino alla tastiera, provavo a rifare le canzoni che sentivo in TV, e poi sì. Mio padre alla fine non ne poteva più di sentirmi sbagliare e quindi mi ha iscritta in una scuola di musica quando avevo 10 anni e ho studiato musica classica per 13 anni. E niente, dopo ho deciso di intraprendere, diciamo, lo studio di musica leggera, studio di canto, e niente, poi da lì ho iniziato a scrivere canzoni e, oddio, punto ad arrivare abbastanza in alto, mi piacerebbe perlomeno, so che in Italia è molto difficile con un progetto di canzoni inedite. Ti interrompo solo perché mi è venuto in mente, cioè, la curiosità che generalmente chiediamo agli artisti, soprattutto giovani, che magari appunto si sono affacciati da pochissimi anni all'interno del panorama musicale e magari partecipano, sai, a tanti contest musicali cercando di guadagnarsi spazio. Per quello che riguarda appunto questi, insomma, una delle porte che si possono aprire per capire, sfondare in questo mondo, forse sono proprio i contest, sono cercare di acquisire visibilità. E tu come sei messa col fatto che sei single? Che sono da sola, ho fatto una cazzo per il fatto che sei solista. Solo dire quello. È importante già essere single per fare i contest, sennò, se sei fidanzato è un casino e non ti prende nessuno. No. No, di scherzi a parte, il fatto che tu sia solista, tipo, insomma, ti ha dato la possibilità comunque di partecipare a dei contest e riscuotere successo, oppure al momento ti sei tenuta lontana? No, allora, diciamo che è molto più difficile per un solista partecipare ad un contest, perché principalmente i contest sono per band, e quindi io da solista faccio già molta più fatica. E poi soprattutto, beh, i contest solitamente hanno anche dei costi, sì. E quindi costano anche abbastanza, quindi essendo da sola faccio più fatica a poter iscrivermi, perché comunque il costo non lo, cioè, lo devo, insomma, lo devo sopportare tutto da sola. Certo, sì, infatti non è uno sponsor. Io l'unica volta che ho partecipato ad un contest sono arrivata quarta e ultima, a pari merito con mio fratello, tra l'altro. E ti dico solo questo, perché l'unica volta che abbiamo suonato ad un contest, appunto, eravamo gli unici due musicisti a suonare dal vivo, e appunto quando sono arrivata ultima il giudice mi disse: questa è una delle poche ancora che suona dal vivo. E io dico: cavoli, ma siamo pieni di musicisti e mi sembra assurdo che qualcuno possa dire una cosa del genere. Tutti hanno cantato su basi musicali, ma io che ho cantato dal vivo, ma suonando uno strumento musicale da sola, per giunta, sono arrivata a quarta e ultima, quindi diciamo che a questo punto, cioè, sì, potrei anche competere con altre band, però forse avrebbe poco senso nel mio caso. Interessante, perché devi sapere che noi ogni anno partecipiamo, nel senso che contribuiamo ad arricchire quello che è il panorama musicale di un meeting, del Super Sound di Faenza, perché mi sputi in questo modo? Sto tirando avanti tutto da solo, che tu eri uscito fuori dalla diretta. Io sono un po' fuori fase, ma te lo spiegherò fuori onda.
Non stavo dicendo. Non mi ricordo che così, vero? Ma infatti, sei stupido. Il ragazzo è preoccupante. E infatti, preoccupiamoci. No, stavo dicendo, noi partecipiamo quasi ogni anno, probabilmente anche quest'anno, se riusciamo a iscriverci in tempo, sempre grazie a me, per colpa mia, anzi, sempre per caso di dire, nel senso che per colpa mia rischiamo di non andare. No, vabbè. Al Super Sound di Faenza, a Faenza, dove tra l'altro appunto vi sono tante web radio, web network, ma cosa più importante, tanti artisti che si esibiscono in tanti palchi disseminati per tutto il centro storico, il centro città di Faenza, molto molto carino. E tra l'altro, se non sbaglio, Gian, ci vengono anche delle band che venivano accompagnate da dei network. Potremmo accompagnare Priscilla Marvel a uno di questi, no? A questo evento, che dici Gian? Che fai una domanda, stai sparando sulla Croce Rossa, comunque sarebbe una mi piace vincere facile. Esatto. Vedremo se sarà fattibile la cosa. E se ovviamente poi Priscilla sarà disponibile. Ovviamente. Sì, perché anche lì c'è il discorso, immagino, delle band piuttosto che dei singoli, no, dei solisti, quindi... valuteremo tante cose. Uno, se riusciamo ad andarci. Seconda cosa, che non è così banale. La seconda, ovviamente, se riusciremo anche a guadagnarci il nostro spazio. Perché io non so, prego. No, dico, chi lo sa, caro Luca, magari noi potremmo essere coloro che ma la richiesta l'ho fatta per essere i presentatori di questo vediamo incontro, vedremo un pochino se... L'anno scorso siamo stati veramente al centro dell'attenzione, Gian, su in più di un'occasione. Non abbiamo mai mandato in onda i video delle presentazioni, vabbè dai, non importa. Torniamo a prima. Non curo io la regia, quindi. Esatto. Allora, se volete andate appunto nella sua pagina in Facebook con il nome Priscilla Marvel e troverete naturalmente questa artista sotto il nome appunto di musicista, cantante, cos'è? Barra gruppo musicale, no? Di solito come attore barra regista. Esatto, quindi troverete questa artista e scrivetele se volete contattarla o naturalmente appunto proporre magari, perché no, di suonare dalle vostre parti, nel vostro locale, insomma, per contattare Priscilla o per scriverle anche, darle anche un parere a quello che sta facendo, fatelo pure con il Priscilla Marvel. Allora, cari amici, caro Luca, cara Priscilla, in arte Priscilla, naturalmente con questo doppio nome, o meglio, sì, doppia identità. Caro Luca, cosa dice lei, sottoscritto, l'assente presente Saiuz? Allora, no, un saluto alla Gabriella, che è un piacere averla qui, naturalmente, vabbè, non so così, vero Luca? Vabbè, e comunque... mi ritroverò la mia forma fisica. E dicevo, caro Saiuz, vorrà la signoria vostra decretare un secondo di augello musicale che canterà per noi? Sto parlando solo dall'altra parte del vetro, dalla nebbia del sigaro. Non lo produco per Saiuz, perché sai, lui non è così intelligente. Sta facendo i segnali di fumo. Guarda che domanda. Dovete sapere che Saiz, quando non è al microfono, fuma, e quando non fuma, beve. E talvolta le cose contemporaneamente, quindi fuma e beve. Ma quanto siete sarcastici questa sera. Quando stava chiedendo prima, visto che siamo ormai, ci stiamo avviando pian pianino, una settimana alla volta, verso la conclusione della diretta, magari prima dei saluti sarebbe carino spezzare nuovamente. Questo clima che si era, anche un bel clima che si è creato, per appunto ascoltare di nuovo l'artista che abbiamo sentito qualche, almeno mezz'ora fa circa, ovvero Tamara Laurel, e magari con un brano che potrebbe essere Cairo Saiz, There Is a Line, giusto? Giustissimo, ragazzo. E allora andiamo con questo brano e poi rientriamo di nuovo con la nostra Gabriella. No, cioè, io dopo volevo chiedere a Gabriella, diciamo, questa manifestazione che si terrà di nuovo, se le ripetiamo tutti i dati, che è importante per noi. Bene, e allora andiamo via col brano, tranquilli, tranquilli, senza correre però, perché sai, insomma, c'è una certa età. E va
compleanno, che siamo tutti noi! Welcome here on Science Web Radio and Science Web TV on www.sciencewebnetwork.it. You're listening to this web network in Italian language, so I want to say hello to everybody over there that you're listening to us. You can see us on our website. You can click on chat and write us everything you want. So thank you so much for coming out tonight and see us on our website all over the world, all over you are. We want to embrace you and give you big hugs from Italy. Ciao! E salutavo i cari amici! I cari amici che ci ascoltano da tutto il mondo, naturalmente li salutavo così, in maniera un po' virtuale, in lingua inglese, ma anche reale, perché, caro Luca, dai dati che ci fornisce il grande Saiuz, la mente nascosta, molto nascosta del network, risultano sempre esserci ascoltatori da tutte le parti del mondo, e quindi noi diamo il solito nostro e mio personale caloroso abbraccio a tutti i connazionali a cui stiamo vicini e siamo vicini,
per quanto riguarda, appunto, mi stanno venendo su, penso, o i salmoni che risalgono la corrente o sono i tramezzini di oggi. Non è vero, scherzavo. Allora, dicevo, salutiamo sempre i nostri connazionali, perché so cosa vuol dire essere all'estero e avere nel cuore il nostro grande, crante pelo paese che fa sempre più a deriva, e naturalmente noi vi siamo vicini, perché portate alta la bandiera del nostro paese. Ogni allusione, maledetti disgraziati, voi dall'altra parte del vetro, siete farabutti, e naturalmente vi siamo vicini, soprattutto il sottoscritto, che quando vengo all'estero mi si stringe il cuore a pensare a tante cose e sofferenze di tanti connazionali oltre oceano o vicini confini di qua. Quindi un saluto va a loro, ma anche a coloro, caro Luca e cara Gabriella, che ci ascoltano anche dall'altra parte, dall'Asia, ma che noi non sappiamo perché ci ascoltano in lingua italiana. La percentuale... L'anno scorso una percentuale elevatissima di colombiani, mi ricordo. Quest'anno secondo una percentuale elevatissima di coreani, non si sa perché. Esatto, secondo me sai, io ci sto intrallazzando. No, fermi tutti. Il cartello colombiano non si è andato a compiere, proprio... quindi è partito con la Yakuza. La maggior parte in questo mese è dagli Stati Uniti. È degli States. Luca, la cosa che mi fa paura sono i colombiani. Vabbè, sappiamo il cartello colombiano, è una vecchia storia, ma i coreani, ma che cosa gli avrà detto Sayus? Alla Halle, pensando di parlare coreano, ma non cosa, come gli avrà detto questo? Ma uè, voglio col sigaro, questo stai superando, ti ricordi? Sì, ma lì non. Cioè, tu devi capire che Sayuz non lavora molto di empatia, non è che si deve, come ti posso dire, lavorare l'empatia. A specchio, no? Esatto, no? Lavorare a specchio e mettersi nei panni dell'altro, assolutamente no, lui è sempre lo stesso. Lui sempre quello che riguarda la persona, esteticamente, caratterialmente, sì. La dialettica. Lui non la cambierà mai, è così. Soprattutto la giovialità della persona stessa. Esatto, perché ovviamente è piacevole parlare con Sayuz, sì. Perché la gente fanno a frotte di persone, esatto. Si strappano i capelli, fanno a pugno per parlare con Sayuz. Si strappano i piedi del petto, della scella. E della schiena, nel caso mio. Perché chi vede Sayuz, nella faccia sua solita, anche un po' imperterrito di fronte alle necessità di altrui, in persona, e fa con la sua espressione uè, voglio, ma che può, ma guarda, te cosa è, perché lui in realtà è serafico, sì. E questo suo, mi piace questa parola, l'ho imparata oggi, un po' serafico, no, quindi no, scherzo a parte, anche oggi Gabriella Priscilla Marvel al grande vecchio buono, fra virgolette, ma non è tanto buono Sayuz. Esatto. No, quindi diciamo che per quello che riguarda, dai, l'abbiamo preso in giro anche oggi. Che ora è? 22:57, ci stiamo benvenendo avvicinando alla fine della puntata. Okay. Facciamo un attimo un riepilogo, una piccola sintesi. Questa sera abbiamo avuto... Sì, infatti è una puntata ovviamente un po' più stringata del solito, perché non siamo più abituati. E quindi dobbiamo andarci... Siamo ancora... Sei come le macchine in rodaggio, no? Noi siamo un po' arrugginiti, siamo un po' come quelle macchine d'epoca che le tenute in garage 50 anni e le tirate fuori solo la domenica per portarle in giro. Dobbiamo andarci piano. Quindi questa sera è una puntata appunto di un'oretta, abbiamo ascoltato pochissima musica, perché ci siamo soffermati su Gabriella Margulli, che ci ha parlato un po' di lei, e magari adesso, se ti dispiace, Gabriella, magari riepilogaci anche cosa ci sarà questo fine settimana, esatto. Questa mostra, qualche data, qualche orario, qualche location, in modo da ricordare gli ascoltatori, non solo le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, ora 22:58 del 26 maggio 2014 in diretta, ma anche metti pure il giornale, non lo so, metti anche il giornale, come quando non sto facendo abbattutaggio, lo so, l'abbiamo già fatto, esatto. Quella che hai fatto tu qualche anno fa. No, quindi non solo per chi ci sta ascoltando in diretta, ma anche per chi ci ascolterà mediante il podcast che Sites preparerà nell'arco delle prossime 48 ore e che sarà possibile riascoltare e o scaricare sempre su siteswebnetwork.it, oltre ovviamente alla replica che va in onda il giovedì alle ore 14, se non sbaglio. Tutte le volte sbaglio la mezz'ora, se non è alle 14. Quindi, 30 comunque. Io faccio sempre confusione. Diciamo che c'è il podcast, scaricatelo e fate prima, così non state lì a guardare l'orario
eccetera. E quindi, cara Gabriella, ricordaci che cosa ci sarà il 30, il 31, il 1 giugno. Ok. 30, 31 maggio, 1 giugno, scusami. Esatto. Esatto. Allora. Se sai, Gabriella, sono le 11, lui verso quest'ora comincia ad avere il declino psicofisico. Sono andato già un po' fuori strada, infatti. Allora, il 30 e il 31 maggio, il 1 giugno presso Casa Corsini, a Spezzano di Fiorano, in via Statale 83, ci sarà una mostra diciamo artistica che comprenderà varie forme d'arte, tra cui vabbè, quadri, statue, foto, ed è inerente al decadentismo. Abbiamo pensato di rivisitare il tema del decadentismo in chiave moderna, quindi non solo decadentismo inteso in senso classico, ma anche proprio come decadentismo inteso come appunto, diciamo, decadenza dei valori e della società industriale in generale. E volevo anche ringraziare, oltre ai ragazzi che lavorano a Casa Corsini, volevo ringraziare anche le persone che partecipano a questa mostra, in particolare a Benedetta Gualmini, che ha avuto, diciamo, l'idea di scegliere questo tema, Antonio Marvulli, che si è, diciamo, occupato del merchandising e delle locandine, ma anche a tutti gli altri, che sono Daniela Caforio, José Gregorio Lombardi, Simone Venturi, Pietro Marvulli, che è l'altro mio fratello, che fa il fotografo e videomaker, e anche cantautore, anche lui, vabbè, siamo una famiglia di pazzi, e Silvia Roveri, che, diciamo, fa la fotografa, si diletta nella fotografia, Roberta De Vita. E vi consiglio comunque sì di venirci a questa mostra, perché ci saranno tante cose interessanti, e soprattutto il 30 maggio, che è un venerdì, dalle ore 8:30 fino alle 23, suonerò io insieme alle Note Scarlatte, che è un duo di violini. E quindi sì, è, sì, diciamo, una cosa abbastanza variegata che comprende tutte le arti. Interessante, infatti, come avevo detto all'inizio della diretta, ci è sembrato anche giusto riepilogarla e riassumerla in maniera anche abbastanza sintetica, come hai fatto benissimo tu. Riepilogarla in maniera abbastanza sintetica, proprio perché è un evento che è imminente, perché ci sarà proprio nei prossimi giorni, esatto. E che tra l'altro, per quello che riguarda il sottoscritto, è anche abbastanza comodo, perché è appunto in una località a me abbastanza vicina, quindi può darsi che faccia un salto. Il primo giugno no, perché devi sapere già che il primo giugno sono a un matrimonio moldavo. Questo manca già, il matrimonio fatto solo di moldavi. Questo ti mancava, perché a me piace mischiare un po' le culture. E poi dopo il 7 di giugno, posso dire anche io i miei impegni, già che ci siamo, il 7 di giugno invece, caro Gian, avrò sempre vicino a Modena, Formice, il saggio di danza. Se vuoi venirmi a vedere, ti piace, col tutù. Il tutù, vabbè. È peccato che non posso venire io, perché non ci sono io invece. Ti dico i miei impegni, invece, visto che ci siamo. Io sarò quel weekend a Londra, invece, per le cose musicali. Quindi vado nella capitale mia adorata, che tanto amo, e finalmente ci ritorno. Amen. In pace, l'ha messo a finire. Ma non è che ti hanno cacciato l'ultima volta, Gian? In che senso? Sei venuto via col foglio di via. Foglio di via? In Inghilterra. Va bene, invece caro Luca, iniziato, anche vedo Sai si è impazzito, scusami Gian, prego. No, volevo dire invece, ieri sera sono stato appunto qui a Padova, alla Geox Arena, così facciamo pubblicità, a vedere i Dire Straits The Legend, appunto questa famosa band storica dei Dire Straits, però in versione un po' così, senza Mark Knopfler. Adesso non so se voi conoscete i Dire Straits, chi essi siano, chi furono costoro, che tra l'altro è prima band di cui ho trattato, forse perché prima band di cui ero fan da fin da ragazzino, trattata appunto in The Rock Band History, questa trasmissione, caro Luca, che facevo, che tornerà o non tornerà? Beh, io lancerei il sondaggio: volete The Rock Band History coming back soon?
non lo so. E in ogni caso, appunto, sono, se avete modo, sono appunto a Trieste dopodomani, il 27, anzi domani sera, sono a Trieste, quindi gli amici di Trieste, se hanno modo di andarsi a vedere, e poi scriveteci e fateci sapere cosa ne pensate. E la cosa così, insomma, carina, poi pubblicherò anche le foto che ho fatto con i componenti, anche ieri sera, e, sono in sostanza i componenti originali di alcune line-up dei Dire Straits dai primi anni fino agli ultimi. In particolare, diciamo, Mark Knopfler non c'è, appunto, il cantante chitarrista famoso, voce di attore, creatore di tutte le musiche e canzoni, non c'era, c'è questo italiano Marco Caviglia che ha voluto riunire chiamando i componenti originali, alcuni dei componenti originali, tra cui Phil Palmer, che era uno dei chitarristi, a me piace molto, poi tra l'altro mi piace il gusto, che vi consiglio appunto di seguire, è molto simpatico e faceva parte delle ultime line-up degli anni 90 con On Every Street Tour, e poi anche il mitico, il vecchio, il grandioso, veramente the legend, il leggendario John Easley, che al basso appunto ha sempre accompagnato Mark Knopfler, c'era anche lui ieri sera, Steve Ferrone alla batteria, altro nome famoso come batterista che ha suonato un po' con tutti, sì. Mi pare con Clapton, con... adesso non mi vengono in mente altri nomi, Clapton che io adoro ogni volta che lo vedo, e poi anche Mel Collins, Joy on Saxophone, che suonava il sassofone ti è piaciuto, Danny Cummins alle percussioni, quindi gli amici che sono in zona Trieste, se vogliono godersi di questa band, fare un tuffo nel passato negli anni appunto 80 e 90, e soprattutto anche fine anni 70, perché fanno dei pezzi, veramente i primi pezzi, sono, meritano davvero di essere visti, però poi chiederemo un vostro parere e opinione. Caro Luca, alle 23:05 minuti primi, direi che ti lasciamo andare alle tue cose. Poi da Londra vi porterò comunque il resoconto di come vanno le cose in Inghilterra. Esatto. Che musicalmente, caro Priscilla, è la mia patria, nel senso, esatto, che tutti, sì, i paesi, sì, del centro nord Europa fanno storia e comunque ci insegnano la civiltà della cultura e della musica. E naturalmente, come dicevi tu prima, in Italia, non per essere il solito demolizzatore polemico, però purtroppo non sappiamo che non c'è granché di futuro e di speranza. Esatto. Anche se sempre non è vero, anche se non è che si voglia fare polemiche o lamentarsi di questo, perché tutti ci lamentiamo, siamo tutti d'accordo, anche coloro che poi non si comportano bene, sono i primi magari a comportarsi male, non correttamente, sono anche i primi che si lamentano di questa cosa, quindi anche la percezione della realtà soggettiva è abbastanza relativa. È bello quello che ho detto, non so come l'ho detto, ma l'ho detto. E quindi devo dire che non ti dico, ti consiglio di espatriare, di andare all'estero se puoi, tu che sei giovane, però sicuramente lo sai già cosa devi fare. Sì, esatto. Visto che le ambizioni sono alte e naturalmente ti auguro di tutto cuore di riuscirci veramente, perché basta, chiudo qua. Caro Luca, detto questo, io vorrei, dopo questo argomento che mi ha messo veramente di ottimo umore, ti ringrazio, guarda, penso che andrò a flagellarmi un attimo la schiena, no, dicevo, mi farò crocifiggere dopo questo tuo interessante, no. Quando finisco di sanguinarmi le vene, quindi ho appena tagliato, reciso, diciamo che là, ciò che si può e dove si vuole e più non dimandare, caro Luca. O per il tendirindina, no, dicevo. Qui si va per la città dolente, qui si va per l'eterno dolore. Lasciate, grazie, so poi che entrate. Mi è uscita una vena varicosa dopo questo. E le vene varicose con la lucciola che ho avuto l'anno scorso mi hanno fatto scoppiare tutte le cose. Penso che ho visto i cavalli allo stato ebraico che pascolavano in coppa montagna sotto a bascio varco. È stato un piacere, cari amici, vi saluto. E impazzito, no, prima che no, tu passi, caro Luca. No, non faccio niente. Okay. Sono di scena. Non mi permette più. Io volevo lanciare una nuova rubrica a fine puntata in cui potremmo sintetizzare in musica la puntata. Cosa dici, Luca? La lanciamo la prossima volta. La prossima volta, ok, certo. Ok.
Prego, fammi, fammi ascoltare, dai, sono curioso però. No, beh, è ovvio che è improvvisazione, poi non possiamo fare nulla perché siamo qualsiasi cosa facciamo, qua la SIAE è qui la SIAE, qui sta bussando, dallo studio 2 di Via Nomentana in Roma. Naturalmente, vai Luca, scusami, non ti volevo interrompere. No, niente di che, in realtà volevo semplicemente dare la buonanotte, caro Gian, perché appunto ormai la radio è quello, e volevo ringraziare innanzitutto te, ovviamente Gian, perché come al solito ci hai dato il tuo valido contributo e apporto alla diretta, nonostante le luci siano saltate, e vorrei ringraziare Silvio che ha permesso e che permette tutto ciò, un grande saluto e un grande abbraccio a Gabriella Marvulli, nonché Priscilla Marvel, perché ci ha dato, grazie, questo sottofondo mi piace, a Priscilla Marvel, Gabriella Marvulli, che ci ha dato appunto il suo contributo, ci ha dato la possibilità di conoscerla e soprattutto di avere altri spunti da mettere nel nostro bagaglio di cultura che abbiamo qui in Science Web Network, quindi grazie veramente. Sicuramente avremo modo di arrivarti qui con noi in qualche modo, o come ospite, o addirittura come collaboratrice del network. Speriamo. Questa è un'altra news che forse, chi lo sa, se riusciremo a creare, a maturare, ma soprattutto aspettiamo a braccia aperte, naturalmente. Grazie Gian, tu sei di parte. E sto dicendo, e quindi non senza dimenticare, ovviamente mi ero perso, quelli che alla fine ci danno gli stimoli maggiori, ovvero gli ascoltatori e anche gli spettatori, se si parla poi di Sai su Web Television. Quindi veramente un grazie di cuore, continuate vostro malgrado a seguirci, perché comunque anche se siete in paesi lontani, italiani all'estero, non so che altro, noi cerchiamo sempre nel nostro piccolo, non sempre, quando riusciamo, a portare un po', poco, di brio in queste grigie vite nostre, no, scherzi a parte. Quindi veramente ci fa piacere cercare di portare un po' di goliardia, di larità, di ironia in questa vita. Detto questo, caro Gianni, io ti ripasso la parola, che vorrei dare anche tu la buonanotte. Ovviamente poi ci sarà Gabriella e ovviamente il grande, grosso, mastodontico Saiz. Prego Gianni. E qui è una guerra impari tra titani. Tra me e Saiz. Parole sante. Parole sante. Sì, molto sante, sì. Scontro tra titani. Allora, cari amici, vi ringrazio, che puntata era questa, Luca, l'ottava, hai scritto. La nona. Ho visto che copia in gol ultimamente gli eventi. L'irresponsabile, disorganizzativo. Se volete contattare il nostro preziosissimo Luca, fatelo pure a luca@science.com per venire in diretta, ospiti qui delle nostre trasmissioni in diretta, qui appunto delle nostre trasmissioni in diretta qui delle... non è la linea, ci stavate cascando, eh. Allora, per venire appunto in diretta qui il lunedì sera da noi, e naturalmente vi aspettiamo sempre numerosi, quindi se siete appunto dei cantanti, musicisti o fate parte di qualche band, di qualche rock band o comunque sia artisti in ogni senso, in senso lato, non solo musicale, contattate appunto Luca presso la sua casella di posta elettronica, scrivetegli una mail a luca@science.com, quindi luca@science.com, e potrete venire in diretta qui ospiti a parlare delle vostre attività, dei vostri eventi e delle vostre iniziative da tutto il mondo, appunto tramite questo potente mezzo che è la rete, appunto via internet, su Skype vi collegate, oppure se siete in zona potete venire allo studio 2 o allo studio 3 o anche allo studio 1 di Science Web Network, indipendente anche dalla zona dove siete, e poi se ci volete scrivere al grande capo, a cui tra poco passo la parola, ma prima a Priscilla Marvel, a Gabriella passerò la parola per i saluti finali, scrivete a info@science.com. Chi invece volesse contattare il sottoscritto lo faccia pure scrivendo a gianluca@science.com. Seguiteci su Facebook con il nome Science Web Network e mettete mi piace, che a noi fa piacere naturalmente, e in Twitter con il nome @science. In Twitter ci troverete appunto @science, tutto attaccato minuscolo, e poi su YouTube, vero caro Science, le cose che tu stesso carichi con il nome Science Web Radio.
E poi, cari amici, vi aspettiamo con il nostro palinsesto, che potrete sempre scoprire nel sito www.sciencewebnetwork.it, e lì troverete le varie trasmissioni e rubriche. E ben presto, annoverata tra gli amici di Science Web Network, Priscilla Marvel as Gabriella, che appunto spero tanto sarà tra noi, con noi e per noi, naturalmente, di Science Web Network, con una sua trasmissione, o magari insieme, o comunque vedremo, tra il palinsesto di Science Web Network. Gabriella, passo la parola a te! Va bene, non so cosa dirvi, vi saluto. Grazie per avermi ospitata nella vostra trasmissione di fatti. Direi che mi troverò molto bene comunque nel caso di una futura collaborazione con voi, siete tutti molto simpatici. Ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento la trasmissione, che magari verranno a vedere la mostra e niente. E quindi ricordiamo la mostra il 30, giusto? 31? Sì. Esatto, 31 e 1 giugno, esatto, 1 giugno a Spezzano di Pirano Modenese in via Statale 83, provincia di Modena. Esatto. E siamo aperti dalle 10. Esatto, esatto. Sì. Siamo in onda. Ormai mi sto fondendo anch'io. Tu come Luca dopo le 11. Esatto. Un programma dovremmo fare dalle 9. Luca ha già un piede fuori comunque. Niente, siamo aperti dalle 10 alle fino alle 19, con eccezione di venerdì, che saremo aperti fino alle 11 proprio per l'inaugurazione. Appunto, per la quale ci sarà un buffet e suonerò io insieme alle due violiniste. E niente, vi aspettiamo numerosi. Peccato, perfetto. Noi di Science Web Network, almeno io personalmente, non ci sarete. No, peccato di non poter venirti a vedere, naturalmente salutare, conoscere e soprattutto sentire. Peccato veramente, però spero ci sia occasione futura. Certo. Quindi invitiamo gli amici della zona Emilia, quindi Modena, dintorni, anche a tutta Italia, se siete lì di passaggio, di andare a vedere Priscilla a questa mostra, ma anche quando suonerà praticamente a fine serata. Giusto Priscilla, se non sbaglio, giusto. Gabriella? Sì, esatto. No, ho sbagliato. No, scherzo. Bene, cari amici, allora possiamo dare la buonanotte, cara Gabriella. Andiamo Stiles, magari, che vorrà salutare anche lui, se non si è addormentato. Lascio la parola a Stiles. Stiles tra una boccata e un'altra del suo bel sigaro. Daria, è pubblicità al regresso. Cari ragazzi, non fate come Stiles, vi prego. Non imitatelo, perché non sono esempi da seguire nella società d'oggi. No, non lo fate. Ma non fumate. Bene, cari amici, io vi saluto. Sono stato poco partecipe perché questi due baldi giovani mi hanno messo in croce stasera. Non sapevano chi mettere in mezzo e hanno messo il solito Science in mezzo. Tu mi l'hanno messo in croce, tu mi l'hanno messo anche con Badruan. Ti parlo in arabo, sai, saluta. A muscolo in nacional un negani. Luca, è sempre pericoloso, perché io, come ti dissi a suo tempo, quando ormai un anno fa che non faceva più, chissà che dice poi in arabo, e noi, dai, questi arabi non abbiamo feedback ancora, quindi esatto, vorremmo averlo positivo, non negativo. Esatto, quegli scontri internazionali che vengono creati a causa dei network che pubblicano cose scabrose o offensive, a loro avviso ovviamente. Io temo che Science possa essere uno di quelli che magari sai cosa avrà detto in linguara, come certi nomi di certe macchine che tradotte in altri paesi sono delle parole offensive. Bene, cari amici. Bene. Allora, bella chicca questa qui, Luca o Gianluca, il brano l'ultimo brano della serata, volevo saltare Gabriella o Priscilla. Non ti viene, diciamo, o Giovanna o Giovanna o Francesca no, tutte con la G.
Scusa, allora, io, io saluto tanto Clara, che è la mia carissima amica che ci sta seguendo. Un bacione e un abbraccio a Clara, che naturalmente ci ha seguito, la conoscete anche voi, tu caro Saius e anche Luca. E le diamo sempre un salutone perché ci segue sempre anche questa sera. Non c'è stato Marco, il caro amico mio che come sempre ci scrive anche in chat. Walter, dopo averci salutato, è arrivato, ci ha salutato ed è scappato via quando è arrivato. Eravamo troppo. Ha sentito Saius, ha sentito. Vi ringrazio sempre Clara per tutto il supporto che mi dà, specie appunto da un punto di vista teatrale, di seguirmi nelle varie vicissitudini, a cui do un caloroso saluto e un ringraziamento di cuore, perché è davvero preziosissima. Bene, un'ora fa avevamo deciso che erano i saluti finali, è passato un'ora. Senti, carissimi, diamo una buonanotte a tutti, un abbraccio circolare a tutti, anche a Manu che prima aveva salutato Priscilla e tutti noi. Quindi buonanotte, ci vediamo la settimana prossima, non si sa, no, la settimana prossima no perché è festa. Quindi siamo giustificati da stare a casa e ci vediamo tra due settimane e vai. No, io non ci sono tra due settimane e vai. Io, Stiles, e chi lo sa, forse Priscilla tra due settimane. Adesso vedremo. Buonanotte a tutti, cari. Bene, buonanotte. E l'ultimo brano della serata, sempre di Tamara Laurel. Ho detto bene, Gianluca? Sì, allora. È un artista, può anche dire... della artista Tamara Laurel, non dei Tamara, va bene, no, me lo fate dire in saiuzzolese per piacere. Dimmi il titolo Sweet. Oh, complimenti, hai detto bene. Però, sai, sicuramente è migliorato Oxford 2, è diventata da Canterbury, Cambridge, Oxford 2.0. E allora mi accompagno con Sweet di Tamara Laurel. Una buona notte a tutti, grazie per aver seguito e ascoltato la nona puntata di Provvisoriamente Due Compari più uno 3, e vi aspettiamo al uno dei prossimi lunedì, e naturalmente il podcast e la replica il giovedì pomeriggio alle 2:30. Ciao! E ricordate che l'appuntamento con Provvisoriamente Due Compari più uno è come la sorpresa dell'uovo di Pasqua, mi raccomando, non mancate. Aspetta, quindi com'è? È brutta, di plastica? No, lo dovete scoprire. È soprattutto inutile. Ecco, inutile. Ciao ragazzi. Vai, comprano, che siamo tutti noi. Ciao. Buonanotte, vi aspettiamo www.sciencewebnetwork.it. And I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. Yeah.
been patient and I've been worthy.